È appena terminata la partita della fase nazionale juniores tra i campioni del Trentino e i campioni della Lombardia, vinta dagli ospiti della Lombardia. E mentre vediamo le azioni della gara, chiediamo lui un commento sulla partita. Allora, abbiamo iniziato abbastanza bene, abbiamo incontrato avversari secondo me superiori a noi, molto tecnici, molto bravi, abbiamo dato il massimo, ci siamo impegnati, va bene così, non chiedevamo altro. Ok, grazie. Passa pure il microfono al tuo compagno di squadra. È con noi ora Victor e anche lui chiediamo un commento su questa gara. È stata una partita durissima, giocatori molto bravi, noi abbiamo dato il massimo, ma non ce l'abbiamo fatta purtroppo. Per voi ora il prossimo turno è contro la fortissima squadra dell'Aosta. Cosa vi aspettate da questo incontro? Lo so, è una brutta partita, però andremo lì, faremo il nostro e poi si vedrà subito. Ok, complimenti ai campioni del Trentino, ci vedremo su altri campi. Ok, grazie. Passiamo ora alla parola ai giocatori dell'Atletico. Una grandissima vittoria in casa dei campioni del Trentino. Qua con noi uno dei due mister, Pisoni, e a lui chiediamo un commento sulla partita mentre vediamo i gol dei suoi giocatori. Ciao Ivan, siamo molto contenti di questa prestazione perché siamo venuti qua con pochi giocatori per squalifiche e problemi vari, però i ragazzi in campo sono riusciti a giocare alla perfezione, a dare tutto e sono riusciti a portare a casa una vittoria importantissima anche con un buon risultato, 8-2, quindi 6 gol di scarto che ci fanno ben sperare anche per la prossima gara con l'Aosta, sicuramente molto difficile perché l'Aosta è veramente una grande formazione. Oggi è stata una partita inizialmente difficile perché gli avversari erano molto bravi tecnicamente, anche se comunque sono poco abituati a giocare il calcio a 5, si vede che è una formazione che gioca principalmente a 11, però ci hanno messo abbastanza in difficoltà, ma appunto ragazzi applicando gli schemi veramente alla perfezione sono riusciti a portare a casa un ottimo risultato. Passa pure la parola a Stefano Grassi che ha la sua seconda partita dopo il rientro da un infortunio e anche lui chiediamo un commento. Sì, è stata una bella partita combattuta contro avversari molto bravi tecnicamente, però noi, visto che giochiamo a calcio a 5 da molto tempo, siamo riusciti a imporci, anche se eravamo solo in 6, però siamo riusciti a portare a casa un risultato importantissimo, ce la vedremo domenica prossima contro l'Aosta. Ok, grazie Stefano, ci rivedremo alle prossime partite. Ciao.